Benvenuti a bordo di Happy. Io sono sempre il Marchese, in cabina di regia il mitico Alf di Verme Piatto. Oggi ci spostiamo in Veneto perché andiamo a parlare di Infinity Mods e specificamente andiamo a parlare di Alessandro Bisori. Alessandro Bisori è ormai un modder conosciuto a livello mondiale. Ha fatto delle box molto particolari, tipo l'RS 356, ha fatto la Daytona, ha fatto box principalmente bottom feeder. E le sue box sono molto lineari, molto definite, e la particolarità è che sono estremamente precise. Oggi presentiamo invece una box lamellare, ovvero una box bottom feeder meccanica. Parliamo di AIM 718. In questo caso ha il modello della M718 è chiamata GAN per via dei fori dovuti a fori di proiettile. È una box in stampa 3D, molto piccola, ha una forma non proprio rettangolare, bensì qui la parte laterale è stondata. Direi a questo punto di andare a vedere l'unboxing e di entrare nei dettagli. La 718 arriva in una confezione molto elegante in cartone con scritto AIM Infinity Mods 718. Andiamo ad aprire la confezione e troviamo una bustina in velluto con scritto Infinity Mods e abbiamo in questo caso la AIM 718 GAN perché, come potete vedere, sembrano fori di proiettile. La particolarità della 718 è che si può personalizzare in moltissimi modi con colorazioni di sportelli e di scocche. Le dimensioni sono 73 mm, 42, 41 mm, 24 mm. Monta una vaschetta SVA con attacco 510 e pin in ottone. Potete osservare la forma della 718, che non è la classica forma rettangolare a parallelepipedo, ma ha dato Alessandro uno stondo da un lato. Perché questo? Per aumentare l'ergonomia e la comodità nell'impugnatura di una box che è decisamente piccola. La parte laterale abbiamo il foro per lo squonk con la boccetta KPV4 all'interno, il pulsante per l'attivazione e la parte laterale la scritta Infinity. Questa scritta Infinity è particolare perché è una scritta passante e da qui uno si rende conto meglio, vedete? Perché? Perché magari utilizzando delle batterie con dei wrap colorati si può magari dare il colore alla scritta Infinity. Box, come abbiamo detto, lamellare con boccetta KPV4 e le lamelle sono bagnate in argento. Rondellone attaccato alla vaschetta che permette di attivare quando si schiaccia il pulsante tra lamella con la lamella, quindi permette il contatto e il passaggio di corrente che permette naturalmente alla box di attivarsi. La lamella, come potete vedere, ha delle guide che permettono quindi, una volta inserita la lamella, di non uscire e rimanere sempre fissa. Naturalmente la lamella si può smontare per pulirla, come si può smontare naturalmente la vaschetta in maniera molto semplice per garantire una giusta manutenzione. Lo sportello, come abbiamo visto in questo caso, è la versione GAN con la famosa stella della Army. Sportello, che anche questo normalmente è personalizzabile, uno li può prendere, vedete, vi faccio vedere, io ho il modello quello
con la scritta del logo AIM, e io l'ho presa con la scocca verde militare, verde oliva. Dicevamo, lo sportello ha all'interno due magneti che hanno la funzione naturalmente di fare contatto con la batteria una volta montata, ma già così lo sportello rimane ben saldo. È stato messo anche questi magneti per aumentare ulteriormente il fissaggio dello sportello alla box. Ora ci montiamo la boccetta, ci montiamo la batteria con il negativo verso l'alto, il positivo verso il basso, c'è anche indicato chiaramente anche sulla scocca. E questa è la 718 GAN in questo caso. Box leggerissima perché il peso è 50 grammi senza batteria, 95 grammi con la batteria montata. Box leggera, box di dimensioni molto ridotte, molto comoda da tenere in mano per via di questo ricurvo che ha fatto Alessandro. È una box divertente, è una box che puoi portarti in giro facilmente per via delle sue dimensioni ridotte. Box lamellare, per cui anche molto potente, e si possono montare anche atomizzatori di con resistenze molto basse, quindi atomizzatori da cloud. Bene, io sulla 718 in questo caso ci ho montato un atomizzatore da cloud chasing o flavor chasing, insomma, il GUN LP. Perché? Perché essendo una box lamellare è anche estremamente potente, quindi non disdegna questa box l'utilizzo di atomizzatori con resistenze molto basse. Io in questo caso ho fatto una dual coil da 0,18-0,19, la box la tiene tranquillamente. Veniamo al prezzo. Il prezzo della 718 è 150 euro. Mentre dove si può trovare? Si può trovare sulla pagina Facebook di Infinity Mods, che tramite liste o random, e a breve sarà online il sito www.infinitymods.eu, dove praticamente si potranno acquistare le box, si potranno acquistare gli sportelli o eventualmente la singola scocca o il pulsante. Alessandro sta cercando di creare una situazione tramite il sito di poter personalizzare in maniera completa la 718. A questo punto, ragazzi, io vi ringrazio, vi invito a mettere qui sotto il video il mi piace e vi rimando alla prossima presentazione di The App. Ciao a tutti!